Dicevamo di Wall Street, ne parliamo con Paolo Nardovino, in collegamento con noi. Ben trovato Paolo, Main Trend Analysis, e bentornato. Ciao Giacomo, un caro saluto a tutti gli spettatori di Le Fonti. E allora, ripartiamo proprio da quello che abbiamo assistito, a cui abbiamo assistito questa notte, cioè i nuovi massimi di Wall Street. Sembra quasi di essere tornati al periodo di Trump, anche se c'è da dire che sì, lo Standard & Poor's ha segnato i nuovi massimi, il Nasdaq no, il Nasdaq corre, ma è ancora lontano dai super massimi, dal suo record storico, anche se tutto sommato non siamo neanche poi così distanti. Paolo. No, stanotte ha superato il futures sull'indice Nasdaq 100, ha superato nuovamente i 13.800 punti, adesso ha ritracciato, siamo sui 13.730, però questa notte abbiamo avuto un nuovo spike sopra i 13.800, quindi ci siamo avvicinati ai massimi storici. Il movimento del Nasdaq delle ultime sedute è dovuto al recupero di quei due titoli big che erano rimasti un po' indietro, che erano Amazon e soprattutto Apple. Apple ha avuto nel mese di gennaio ha avuto un top a 146, tra l'altro chiudendo un ciclo molto importante per le tecniche di GAN. Era un livello prezzo-tempo individuato sul quadrato di 144 mesi, molto preciso, e da quel livello aveva fatto un ritracciamento di oltre il 20%. I ritracciamenti del 20% sul titolo Apple si sono sempre nella storia del titolo Apple dimostrati delle buy opportunity. Anche questa volta il minimo fatto all'inizio di marzo, l'8 marzo, si è dimostrata una nuova buy opportunity. Quindi da quel livello che era in area 116 dollari, Apple si è riportata, ha guadagnato ai valori di ieri altri 15 dollari, quindi siamo al di sopra dei 130. La forza del titolo Apple, nonostante le difficoltà, perché il flusso di notizie che riguarda l'azienda non è propriamente positivo, perché avrà dei ritardi nelle consegne a causa della scarsità dei chip. Quindi nella prossima trimestrale, che è a fine mese, fine aprile, credo che ci sarà anche questo tipo di annuncio, cioè un ritardo dovuto non a cause ma proprio a causa di forza maggiore per la carenza dei chip, di recuperare i chip sul mercato. Questo comunque non ha influito sull'andamento del titolo, che è ritornato al di sopra dei valori dell'area dei 125-127 dollari, che era un'area di resistenza importante. Quindi adesso Apple è di nuovo in un trend di forza, e questo naturalmente spinge tutti gli indici americani, perché Apple è il primo indice, come il primo titolo come capitalizzazione anche dello Standard & Poor's. Quindi abbiamo avuto un nuovo fase rialzista, anche un recupero del settore tecnologico. Stiamo guardando, Paolo, ti interrompo, ma pochi secondi, stiamo guardando il grafico settimanale di Apple, che ci mostra effettivamente, poi sì, in realtà aprile ha avuto poche... Sì, condividi pure, naturalmente. Sul titolo Apple, sabato prossimo, non questo sabato, non domani, ma sabato prossimo, io sarò tra i partecipanti a un convegno internazionale di astrologia. Io mi occuperò proprio di far vedere l'applicazione di alcune particolari tecniche di GAN sul titolo Apple, e funzionano veramente in maniera sorprendente, delle tecniche di oltre un secolo. Lo ricordiamo verso la fine, perché è interessante, sì. Ce l'avevi anche anticipato un po' di tempo fa. Sicuramente è interessante, insomma, capire anche i contenuti di questo convegno che seguirai, sì. Volentieri, ripeto. Dicevo che, insomma, è vero che la settimana di aprile ha avuto ancora poche sedute, perché c'è stato il blocco, anche se parziale, oltreoceano di Pasqua, però insomma, a conferma di quello che dice Paolo, eccolo qui su base settimanale. Abbiamo già superato diverse, insomma, siamo ai massimi da metà febbraio, e quindi sicuramente c'è un momento di forza di Apple sicuramente interessante. Quando vuoi puoi condividere il tuo schermo, Io Paolo, volentieri. Ho condiviso lo schermo, questo eccolo, lo vediamo.
il grafico giornaliero di Apple, questo è il minimo al quale mi riferivo, fatto esattamente il giorno 8 marzo a 116,21, quindi esattamente 30 dollari sotto il picco fatto a gennaio, e da questo livello abbiamo avuto dei movimenti. Soprattutto nella seduta del 7 aprile abbiamo avuto le rotture dei massimi di questo livello di resistenza ed il recupero dell'angolo principale di gamma. Quindi già c'era stata la rottura dell'angolo ribassista, adesso siamo al di sopra dell'angolo rialzista, quindi c'è un momento di nuova forza per questo titolo. Proseguirà il rialzo, questo lo vedremo, anche perché ci sono altre considerazioni da fare sugli indici. Soprattutto sullo Standard & Poor's, perché lo Standard & Poor's è entrato in un'area di prezzo, chi utilizza le tecniche di Gunn sa bene che il livello da guardare non era i 4.000 di Standard & Poor's, ma era un'area di prezzo che è compresa tra i 4.096 e i 4.140, che sono la chiusura di un importante ciclo storico dello Standard & Poor's, che è un ciclo di 64 anni, perché l'indice Standard & Poor's è stato incorporato nel 1957, il 4 marzo, Sì. e ha fatto il suo minimo storico nell'ottobre del 57. Quindi dal 57 partono i cicli per chi utilizza le tecniche di Gunn. Quest'anno è il 64esimo anno. E per una tecnica che è chiamata il quadrato di Gunn, se noi facciamo un grafico annuale, cioè ogni anno una barra, otteniamo un grafico, adesso lo faccio vedere, questo tipo di grafico qui. Questo è un quadrato di 64 anni. La chiusura di questo quadrato è proprio, adesso non so se riuscite a vedere, tra i 4096, che sarebbe 64 al quadrato, il quadrato di 64, Sì. o anche 2 alla dodicesima, questi sono tutti numeri, diciamo, interessanti per chi utilizza le tecniche di Gunn, e i 4.139-140, che è il quadrato calcolato a partire dal minimo, dal valore minimo, dello minimo storico dello Standard & Poor's, e si chiude quest'anno a questi livelli di prezzo. Ora, siamo a quei livelli. Stanotte ha fatto un test 4.100, quindi siamo in un'area di prezzo abbastanza importante. Naturalmente i livelli di prezzo vanno considerati sempre con le molle, perché siamo in un mercato che è in mano, diciamo, alle banche centrali, e quindi le considerazioni che possiamo fare sui prezzi sono sempre, vanno tarate rispetto alla liquidità che viene immessa nel sistema. Noi siamo in un periodo in cui le banche centrali hanno un atteggiamento ultra accomodante, quindi anche sullo Standard & Poor's, che stanotte, ecco, questo è il grafico dello Standard & Poor's giornaliero, abbiamo visto stanotte ha fatto un massimo a 4.100, siamo su livelli importanti, probabilmente questi livelli saranno rivisti nella seduta di oggi. Io mi aspetto ancora una fase, oggi è venerdì, probabilmente in chiusura di settimana avremo ancora una fase di forza, quindi non ci sarà un abbandono di questi livelli di prezzo, anche può darsi un aggiornamento al rialzo verso la fine della seduta. Da lunedì, lunedì tra l'altro è una seduta anche importante, perché si chiude un ciclo veloce, il 12 aprile è una seduta importante Sì. anche per il DAX. Sul DAX si chiude un ciclo di 6 anni dal top che fece nel 2015. Quindi, diciamo, dalla settimana prossima inizierei a valutare se sono stati toccati questi livelli di prezzo, cioè 4.120-130 di Standard & Poor's, e anche se vediamo un massimo confermato sul DAX. Dalla settimana prossima potremmo avere una fase correttiva. Naturalmente, co le correzioni in questo mercato sono correzioni fisiologiche, ritracciamenti, ecco, non parlerei di grosse correzioni in questa fase di mercato finché c'è l'atteggiamento delle banche centrali, anche perché le considerazioni da fare sono sulla quantità di liquidità che è stata immessa, che ha portato a livelli record il debito americano. Io proprio ieri analizzavo, c'è un sito che fa vedere in tempo reale il debito. Guardiamo Sì. il Sì.
Questo è il livello del debito attuale americano, 28 mila miliardi di dollari, 28 mila 149 miliardi di dollari, mentre il GDP, il prodotto interno lordo, è a 21 mila 655. Quindi abbiamo uno scarto di quasi 7 mila miliardi tra il GDP e il debito. E questa differenza, gran parte di questa differenza rappresenta la quantità di liquidità che è stata immessa sui mercati e nel sistema economico in generale. E possiamo vedere, questo sito ci consente anche di fare delle retrospettive e delle prospettive future. Se andiamo a vedere nel 2016 quanto era questo rapporto tra il debito e il PIL, vediamo che nel 2016 il debito era 19 mila miliardi e il PIL era 18.570, quindi c'era meno di 1.000 miliardi il rapporto debito-PIL era sui 104. Ecco. Se andiamo ancora indietro, era addirittura positivo, cioè il PIL era superiore al debito, quindi in soli 5 anni il debito americano è aumentato di 9.000 miliardi, mentre il PIL è di soli 2.500. Quindi questa differenza giustifica la forza dei mercati, perché gran parte di questa liquidità è nei piani di stimoli dell'amministrazione americana. Se andiamo invece in prospettiva futura, vediamo che stante le cose così come sono adesso, quindi diciamo con gli attuali livelli di crescita americana, il PIL americano arriverà a 26 mila miliardi, ma il debito arriverà quasi a 50 mila miliardi, e con un rapporto debito-PIL che è al 204%. Quindi se il ritmo è questo, andremo verso una fase di difficile sostenibilità del debito. Qualcuno in America già sta mettendo in luce questa cosa, quindi facciamo attenzione, siamo in una fase matura ormai del ciclo economico. Questo ciclo economico che ha avuto questa fase diciamo, di interruzione nel 2020, però è un ciclo che sta salendo dal 2009. Siamo in una fase matura. Queste considerazioni che io sto facendo qui, che non sono attuali, sono considerazioni che vanno viste in prospettiva futura. Io penso che per tutto l'anno 2021 non ci sarà nessuna variazione della politica economica della Banca Centrale, quindi probabilmente ci sarà ancora sostegno sul mercato e forse anche ulteriori stimoli. Quindi il mercato sarà continuamente sostenuto. Però ripeto, siamo arrivati a livelli di prezzo sull'indice Standard & Poor's molto molto interessanti anche da un punto di vista ciclico di lungo periodo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che potremo aspettarci tra aprile e maggio una fase di quantomeno di rallentamento. Non parlo di correzioni, perché, ripeto, in correzioni di mercato con questa attenzione spasmodica delle banche centrali a mantenere in forza i listini sono praticamente impossibili da vedere grandi correzioni. Tra l'altro neanche ce le auguriamo, anche perché da un punto di vista di europeo e di italiano noi non abbiamo sfruttato i grandi rialzi. Adesso l'indice italiano si è riportato sui livelli dei 24.000, 25.000, che è un livello che è importante da mantenere e superare nei prossimi mesi. Non abbiamo vissuto la fase di rialzo che hanno vissuto gli altri listini, non abbiamo i record storici che ha anche il DAX, ha fatto i record storici qualche seduta fa. Quindi auguriamoci che questa fase di forza dei mercati internazionali prosegua, magari dopo fasi correttive fisiologiche, ma prosegua anche nel corso dell'anno fino all'anno prossimo, almeno. Intanto notizie un po' sparse, Intesa con Aspi valutata da AX 10 miliardi, il valore corretto dell'Atlante è 18,5 euro, questo perché oggi il titolo Atlantia overperforma il mercato dopo appunto che il gruppo spagnolo ha confermato di aver presentato un'offerta alla holding della famiglia Benetton per comprare l'88% di autostrade per l'Italia, mentre le notizie insomma anche interessanti sulla Doria, titolo spesso che ci viene richiesto dai nostri amici a casa, 10 milioni per lo sviluppo sostenibile,
l'impegno del gruppo Intesa nell'ambito della finanza sostenibile a sostegno di aziende che intraprendono un percorso virtuoso in chiave ESG. E poi notizia di questa mattina, perché Stellantis ha avviato le contrattazioni in maniera sicuramente positiva, perché l'annuncio delle assunzioni sia in Francia che negli Stati Uniti, 500 delle 700 offerte sono per il centro di Poissy 80 per Detroit. Questo per aprire e chiudere una parentesi su quello che accade in Italia. Paolo, forse ti ho interrotto, vai pure se volevi finire il tuo ragionamento, perché poi abbiamo due domande a cui possiamo rispondere. La prima è di Mirko da Messina che ti chiede, Paolo, se ci sono delle considerazioni interessanti attraverso l'analisi di Gann anche sul DAX, qualcosa forse l'hai anche anticipato, e poi un altro amico ci chiede notizie di un fondo che poi andiamo anche a dire che cos'è. Andiamo con ordine. Insomma, se volevi finire il tuo Allora, ragionamento. per quanto riguarda il DAX ha Sì. fatto un massimo molto interessante a 15.338, parlo, mi riferisco al futures con scadenza giugno. Questo massimo, per le tech che utilizzo io, è un massimo fuori conteggio, infatti da quei livelli io ho preparato delle posizioni al ribasso. Il target non è molto lontano, diciamo, dai prezzi, non è un target molto ambizioso, però diciamo un ritorno in area 14.980, 985, quest'area qui, il target è questo, quindi nuovi recuperi dei massimi fatti stanotte oppure dei massimi di ieri possono essere occasioni di vendita con lo stop naturalmente sul nuovo massimo assoluto da considerare nella seduta di oggi o nella seduta di lunedì. Quindi operazione al ribasso di breve respiro. Per il DAX, il trend resta, se guardiamo un grafico giornaliero, il trend resta fortemente rialzista. Siamo sopra gli angoli, abbiamo un'area di resistenza qui proprio dove è stata raggiunta, però guardiamo la tendenza è fortemente rialzista e finché siamo al di sopra di quest'area di prezzo che è i 14.200 punti. L'indice tedesco è un indice che è in forza, quindi un trend rialzista. Oggi c'è stata la notizia del PIL tedesco sorprendente e negativa, che alla fine non è che ha scalfito più di tanto la tendenza. In altri tempi, con una notizia sul PIL, il DAX perdeva meno 2. Oggi siamo adesso alla parità, meno 0,02. Quindi il mercato è ancora forte, ripeto, è totalmente trasparente alle notizie negative, quindi l'operatività va vista nel breve periodo, almeno per queste sedute. L'altra domanda, qual era relativa? Allora, sì, ti leggo la domanda di Alfonso, che salutiamo, così come salutiamo anche Mirko da Messina, che ci chiedeva informazioni sul DAX. Alfonso ci chiede un'analisi tecnica sul fondo, e qui insomma andiamo nello specifico. Il fondo è Technology Select Sector, Savona Palermo, Domodossola Roma. E Alfonso dice: ieri ha fatto di nuovo i massimi 140 e 435. Aspettando un ritracciamento ai livelli del 16 febbraio, sempre di quest'anno, vorrei aprire una posizione long. Sicuramente un telespettatore informato, perché insomma è andato a prendere un fondo che forse non avevamo Sì. mai analizzato, ma con Paolo forse l'abbiamo anche recuperato. Sì, allora il fondo è un fondo che è concentrato nel settore tech. Naturalmente il recupero del Nasdaq ha riportato nuovi massimi, sovraperforma il Nasdaq questo fondo. L'amico dava un livello di 140 e 43 sostanzialmente, e aspetta un ritracciamento che si è visto a febbraio. sì, allora a febbraio abbiamo avuto dal 15 febbraio fino all'8 marzo, che è la data, al 5 marzo in pratica, questo è il Sì. fondo, è la data del minimo che abbiamo visto anche sul titolo Apple, ha avuto una fase Vero. di tracciamento. Allora, io per come opero io sui fondi, io preferisco comunque entrare, cioè se ho l'idea che questo è, io confermo l'idea del telespettatore, che questo è un fondo da tenere in portafoglio. Magari si inizia ad entrare a questi prezzi e si aspettano i rilanciamenti per incrementare.
Qui siamo in tendenza chiaramente rialzista, abbiamo rotto dei massimi precedenti, se uno aspetta si rischia di restare fuori. Questa è una delle regole di Gunn: quando il mercato rompe, uno deve entrare, si deve entrare senza troppe remore. Si Sì. entra e si mettono gli stop. Ora, sul fondo, questo qui, uno stop, io lo metterei al di sotto dei minimi fatti a gennaio, cioè proprio i minimi dell'anno del fondo, e inizierei già a comprarlo anche a questi prezzi, anche se siamo su prezzi massimi, però una piccola quota è un fondo, quindi si può iniziare un accumulo per chi vuole anche da questi prezzi. Il fondo, ripeto, è un fondo che si concentra su titoli tech, anche sulle IPO, quindi sovraperforma l'indice tecnologico, è un fondo interessante da valutare. Paolo, prima di salutarci, riprendo il discorso che avevi accennato in apertura parlando di Apple, un convegno internazionale che ci mostrerà. Sarà un convegno internazionale, magari li metto anche sui miei social anche tutti i riferimenti. Sì. È un convegno astrologico, parleranno degli astrologi. Io sono stato inserito come specialista delle tecniche di Gunn, perché Gunn utilizzava tra le varie tecniche anche le tecniche cicliche legate all'astrologia. E io ho preparato un intervento proprio sui master charts legati al titolo Apple, cicli di lungo periodo, che, ripeto, continuano a sorprendermi per come funzionano, perché anche quest'anno hanno funzionato benissimo. Poi, tra l'altro, dalla prossima settimana dovrebbe essere finalmente pronta la nuova versione del sito. Ora faccio vedere proprio l'analisi che avevo fatto sul Apple. Questo è un grafico di lungo periodo. Questo è il quadrato che ha rispettato Apple, Sì. 144 mesi esatti dal minimo del 2009. Teniamo conto che Apple ha un ciclo a sé stante rispetto al mercato, perché nel 2009 tutto il mercato ha fatto il minimo assoluto a marzo, Apple lo fece a gennaio, e anche quest'anno il massimo Apple lo ha fatto a gennaio rispetto al mercato. Il mercato ha continuato a rifare i massimi, invece il massimo per adesso, attualmente, lo possiamo vedere dai grafici, il massimo attuale di Apple è stato fatto a gennaio. Il motivo dell'importanza del mese di gennaio nel titolo Apple e nell'azienda Apple è derivata proprio da considerazioni cicliche e astrologiche che si fanno sulla nascita dell'azienda Apple. E questo sarà un argomento molto interessante che io farò vedere insieme ad un esperto di astrologia che faremo nel convegno. È un convegno internazionale, ci saranno anche altri interventi di persone non italiane. Quindi sarà molto interessante. Il costo credo sia intorno ai 20 euro, quindi un costo bassissimo. Metterò nei miei profili social anche i link per il collegamento, per chi vuole ascoltare questo tipo di intervento. Paolo Nardovino, Mentrend Analysis, grazie come sempre per la disponibilità, buon lavoro, buon fine settimana e a presto. Grazie a voi, un caro saluto a tutti.